Ciao a tutti, parliamo oggi di gravel. Come voi sapete, le gravel sono un tipo di bici che sta avendo un grande successo e i motivi sono molto semplici. Secondo me è un tipo di bici che è molto versatile, permette di fare tante cose diverse. Noi sappiamo bene che esistono delle gravel sportive, diciamo per uso agonistico, infatti stanno nascendo bellissime gare gravel anche gran fondo, che hanno la caratteristica di essere biciclette con un passaggio a ruota non esageratamente largo, un'impostazione abbastanza abbassata come posizione di guida, una geometria molto agile e scattante, quindi con angoli piantone e sella non troppo rilassati. Abbiamo invece anche gravel pensate per un uso diverso, con passaggio a ruota sempre più ampio, fino addirittura a 48, addirittura 50 mm di larghezza di copertone, con attacchi per le borse, attacchi per i parafanghi e i portapacchi. Sono gravel pensate per un utilizzo più ricreativo, più escursionistico, per fare viaggi oppure per cicloturismo. Per questa seconda modalità di utilizzo, quello che vi voglio presentare con questo primo video è una serie di video che metterò poi in una playlist, dove io da qui a questa primavera voglio adattare una vecchia mountain bike all'utilizzo gravel. In pratica si tratta di una conversione da una mountain bike del 1994 a una gravel moderna. Chiaramente ci saranno delle piccole differenze, ma vedrete che le analogie non saranno da sottovalutare. Se noi pensiamo infatti cos'è attualmente una gravel di tipo cicloturistico, come ad esempio dovrebbe essere la Viglieriena oppure la Canyon Grizzle, è una gravel che ha comunque gli angoli del telaio, appunto l'inclinazione del tubo sterzo e l'inclinazione del tubo sella, abbastanza rilassati, quindi inclinati con una geometria lunga, un lungo passo tra le due ruote, per essere stabile e sicura anche su terreni abbastanza sconnessi. Addirittura esistono anche delle varianti con una piccola sospensione anteriore, che secondo me forse snaturano un po' il concetto stesso di gravel, che io preferisco considerare sempre con una bicicletta con forcella rigida. Le mountain bike nell'inizio anni 90 cos'erano? Erano quello che la tecnologia poteva permettere. Di fatto erano bici la gran parte delle volte rigide, quindi con forcella rigida, e con ruote larghe sì rispetto a quelle da strada, ma comunque un pollice 75, massimo un pollice 95, sono circa 45 mm, quindi è quello che ora si monta sulle gravel, e con un telaio con un'impostazione non troppo rialzata o con braccia ampie come le mountain bike moderne, che sono adatte anche se mountain bike di tipo cross country per fare per superare delle sconnessioni, dei percorsi accidentati che erano impensabili all'epoca. Quindi le analogie, come vedrete, sono molte. Allora, in questo primo video vi presento intanto la bici che decido di utilizzare come gravel, ve la presento tutte le sue caratteristiche, sarà anche una bella occasione per vedere, fare un tuffo nella storia, vedere come eravamo 30 anni fa, quando questa bicicletta era diciamo uno dei fiori all'occhiello della produzione di mountain bike. E vediamo quindi quali sono gli interventi da fare, e poi nelle serie successive di video che vi invito a guardare, quindi iscrivetevi al canale e mettete like per ricevere le notifiche di YouTube quando usciranno i miei prossimi video, che sarà un progetto abbastanza lungo, lo farò poco alla volta da qui fino alla primavera, quando ho intenzione appunto di fare un viaggio in modalità cicloturismo con questa bici, e quindi vedremo tutte le modifiche da fare e passiamo subito quindi a vedere la bici. Allora, questa è la bici, come vedete è una Diamondback, che è un marchio americano. Ora non è così diffusa tra le mountain bike, è un marchio che se vogliamo è un po' decaduto, ma all'inizio degli anni 90 era uno dei marchi più pregiati. Il telaio è naturalmente un telaio d'acciaio, ma vi faccio notare già una cosa molto particolare per l'epoca, con saldatura TIG, quindi non a congiunzione. Vedete, saldatura TIG, che era una delle tecnologie più moderne
più recenti introduzione. C'è una bellissima verniciatura di tipo satinato opaco che devo dire, pur nonostante un utilizzo abbastanza intensivo, ha retto i quasi 30 anni in modo perfetto. C'è solo qualche leggerissima scheggiatura, come vedete, che non crea nessun problema. Il gisella naturalmente di alluminio, poi abbiamo ecco, guardate, quando vi parlavo di geometria, vedete l'attacco manubrio com'è lungo. Ora è impossibile trovarlo così lungo sulle mountain bike attuali, si è capito che in fuoristrada è meglio una posizione più rialzata, e il manubrio comunque è stretto rispetto a quello delle mountain bike normali, poi magari ve lo misurerò, ma secondo me non supera i 60 cm. Poi abbiamo ruote naturalmente da 26, perché erano i cerchi che andavano all'epoca sulle mountain bike. Questo tipo di cerchioni è detto 559, vi metto qui un link in alto quando vi ho fatto il video che parlavo nel dettaglio delle misure dei cerchi e di tutti gli standard per chiamare le varie misure dei cerchi, per non confondervi, così potete avere riferimento nel caso voleste fare anche voi questa operazione, non sbagliate a acquistare copertoni. Ecco, questi sono naturalmente i copertoni da 2 pollici che c'erano in vigore all'epoca, erano tra i più larghi addirittura che si potevano montare su queste bici. Devo dire che alcuni componenti sono stati aggiornati su queste bici, non sono tutti del 1994. L'upgrade che avevo fatto era appunto questa forcella ammortizzata della RockShox, che all'epoca era ancora un'azienda indipendente, ora invece sapete che è stata acquistata da diversi anni da SRAM e comunque vive, vegeta e produce sempre ottimi prodotti. Questo è un modello abbastanza entry level con il bloccaggio manuale senza comando remoto, comunque avevo la regolazione del precarico e qui sotto anche del ritorno, la forza del ritorno, diciamo rebound. Poi abbiamo dunque chiaramente freni non a disco, qui abbiamo dei V-brake. In origine in realtà era montata addirittura con i cantilever, quindi il tiraggio non era diretto come i V-brake che tirano in questo modo, ma c'era un filo centrale e il ponticello, quindi la sua forcella originale era una forcella rigida che comunque io ho ancora e sarà uno dei lavori che voglio fare, perché voglio ripristinare rigida per utilizzo gravel, quindi asfalto oppure sterrati estremamente semplici tipo ciclabili, e quindi metterò la forcella rigida, naturalmente lascerò il V-brake perché comunque la potenza frenante è superiore, e infatti se vi faccio vedere anche dietro il telaio noterete il ponticello dei cantilever, quindi nei cantilever il filo arrivava qua e poi c'era il tiraggio centrale che tirava le due parti separatamente. Vediamo la trasmissione. La trasmissione è una Shimano basata sul Deore LX. Shimano ha mantenuto per tutti questi anni la stessa nomenclatura, anche ora trovate la stessa gradazione XTR, XT e SLX, giustamente una piccola variazione, diciamo l'eccezione alla regola. Questo quindi corrisponde all'SLX di oggi come livello. E 8 rapporti, quindi la trasmissione 8 rapporti, qui c'è un pacco pignone 11-30 con davanti naturalmente la guarnitura tripla, guardate, mountain bike all'epoca avevano tutte le guarniture tripla. Questa non è Shimano, ma è un modello più leggero, è una Sugino Impel, quindi prodotto americano, in alluminio con un 22-32-42 di rapportatura. Io penso che starò benissimo con questa combinazione di rapporti, perché la tripla mi dà una gamma incredibile, anche se dietro sono limitato a un 30, qui davanti eventualmente un 22 che penso anche di non dover usare, mi basterebbe secondo me un 32 tranquillamente per i giri che ho intenzione di fare. Naturalmente il tipo di borse che voglio utilizzare è un setup di tipo bikepacking, cioè borse leggere, quindi non portapacchi, ma quindi penso di utilizzare una borsa da sella, quindi da piantone, più magari una borsa da mettere al telaio qui sul triangolo centrale, perché a differenza magari delle mountain bike moderne, vedete che le mountain bike di quest'epoca avevano il triangolo centrale molto ampio
quindi un tubo orizzontale molto alto, erano più simili, se vogliamo, come forma ai telai da strada rispetto a quelli che sono le mountain bike ora. Quindi c'è tanto spazio nel triangolo centrale per mettere le borse e lasciare spazio sotto per le borracce. Per quanto riguarda poi la posizione, naturalmente mettendo la forcella rigida, che è 1 cm più corta di questa ammortizzata, naturalmente la posizione cambierà leggermente, quindi gli angoli del tubo sterzo e del tubo sella si apriranno un po', quindi diventerà una geometria leggermente più stradale, ma è quello che desidero, quindi poi dovrò aggiustare la posizione sella e eventualmente anche la posizione manubrio. Per quanto riguarda i pedali, poi ora qui vedete montati dei pedali stradali, diciamo quasi da city bike, ma ho già dei pedali SPD, quindi da mountain bike cross country al 100%, che io penso di utilizzare perché soprattutto per le lunghe distanze è molto più comodo utilizzare scarpe specifiche. Non racing magari, ma scarpe trekking comunque con l'attacco SPD e i loro pedali specifici. Torniamo un attimo sulla trasmissione, quindi comandi cambio, naturalmente c'è quello per l'anteriore, quindi a 3 posizioni, e quelle per la posteriore, quindi tradizionale levi Shimano, già all'epoca erano come quelle attuali, levetta dietro, levetta davanti. E leve dei freni a cavo, ovviamente, perché si tratta di un impianto di brake, quindi a cavo. Naturalmente, in questa serie vi farò vedere anche come verificare che tutta la componentistica sia a posto. Questa è una bici che da tempo è ferma, quindi dovremo verificare che sia tutto ingrassato per bene, registrato per bene, lo sterzo, il movimento centrale, poi i cambi, e dobbiamo vedere che i cavi guaini siano in ordine. Naturalmente, una cosa che non si può dimenticare è la gommatura. Quindi dobbiamo mettere un set di copertoncini semi-slick per avere un intaglio adeguato, quindi a asfalto o a poco più, diciamo terra battuta, che sicuramente sono molto più scorrevoli di questi copertoni. Si trovano, anche se più raramente rispetto ai modelli da 20, 28 pollici, quelli con il cerchio 622, che è utilizzato attualmente su tutti i tipi di bici, su bici da corsa, gravel e mountain bike. Si trovano anche per questa misura la 559, detta anche appunto 26 pollici. Magari la scelta è un po' meno ampia, però ho già visto che alcuni modelli attorno al pollice e mezzo potrebbero fare il caso mio. Poi vedrete quando vi farò vedere, sostituire i copertoni, che qui dentro c'è una sorpresa. Avevo installato all'epoca, visto che non si parla assolutamente di cerchi tubeless, non esistevano, quindi c'è camera d'aria, per evitare di forare in continuazione nell'uso mountain bike, ci sono qui all'interno delle fasce di Kevlar, che ormai sono cadute in disuso, che vengono messe tra la camera d'aria e il copertone, quindi sono appena dietro il copertone, molto spesse, anche un po' pesanti, ma che risolvevano praticamente il problema delle forature. Quindi queste naturalmente penserei di toglierle, perché per un utilizzo più veloce, più stradale, su terreni meno sconnessi, penso che non siano necessari. Bene ragazzi, io vi ho fatto questa breve introduzione, spero che questo video abbia suscitato un po' il vostro interesse. E magari fateci una pensata, se avete una vecchia mountain bike che potete recuperare, seguite tutta la serie di video, ma anche se non avete, vi piace comunque guardare le operazioni di ripristino, restauro e modifica di biciclette, vedrete che ci sarà da divertirsi, quindi iscrivetevi al canale, mettete un like, attivate le notifiche in modo da ricevere poi gli avvisi quando usciranno i video di questa serie. Vi ringrazio e arrivederci al prossimo video.